Oggi siamo qua dall'Anificio Fratelli Cerruti per la conferenza delle regioni, qua a Biella. È una conferenza itinerante, ne parliamo con l'assessore regionale all'istruzione, formazione e lavoro, Elena Chiorino. Allora, prima di tutto, una giornata diciamo importante perché questa è una conferenza, cioè per la prima volta itinerante, questa conferenza delle regioni. Sì, ho proposto ai miei colleghi di tutte le regioni della decima e dell'undicesima commissione, quindi quelli che hanno le deleghe al lavoro, alla formazione, all'istruzione, questa modalità di conferenza che per la prima volta quindi è itinerante e arriva sul territorio piemontese nel biellese, simbolicamente dentro ad una fabbrica. Gli obiettivi sono molteplici, primo tra tutti, perché ritengo che sia importante che la politica non si chiuda nei palazzi, ma vada sui territori, tocchi con mano le realtà, comprenda quelle che sono le esigenze, le criticità, ma anche le eccellenze dei nostri territori, perché se vogliamo poi parlare di competenze per i nostri ragazzi, per i nostri lavoratori, per la nostra impresa, noi per primi dobbiamo sapere di che cosa si sta parlando. Esatto, poi diciamo prima è importante coniugare la domanda con l'offerta, che oggi il mixmatch è veramente ancora abbastanza importante. Si diceva siamo a Biella, ma perché proprio Biella? Perché proprio questa azienda? Biella perché siamo partiti in Piemonte con il sistema delle Academy e quindi con l'Academy Tessile Abbigliamento Moda Green Jobs e Gioiello che è stata attivata con i primi mesi dell'anno. Possiamo iniziare a dare qualche risultato ma anche a raccogliere eventuali suggerimenti di miglioramento proprio perché riteniamo che sia fondamentale puntare sulla formazione di eccellenza, di qualità ed esattamente per quelle competenze che servono. In una fabbrica perché oggi come oggi i nostri ragazzi non hanno purtroppo ben chiaro quale sia il mondo della fabbrica. Purtroppo troppo spesso si continua a immaginare la fabbrica come quella che appare nei film della rivoluzione industriale. Non è così. Oggi la fabbrica vuol dire tecnologia, oggi la fabbrica vuol dire alta specializzazione. La fabbrica poi sul biellese e in Italia vuol dire entrare a far parte di quel mondo che diventa il made in Italy e quindi per raccontare ai nostri ragazzi e alle loro famiglie quale deve essere l'orgoglio rispetto a quel tessuto economico-sociale che sono i nostri distretti e che nel Biellese e in Piemonte e a livello nazionale la filiera del tessile ha un ruolo assolutamente primario. Quindi con quest'ottica, entrando in una fabbrica, raccontando la fabbrica dal suo interno, raccontando che qui c'è tutta la nostra storia, la nostra tradizione, c'è cioè quel know-how che si passa di generazione in generazione e che consente quell'eccellenza che ci rende grandi nel mondo. Questo è quello che vogliamo raccontare. Ecco, ancora una cosa si parlerà per cui di PNR, di ovviamente di ITS. Si parlerà soprattutto di formazione a 360 gradi, di istruzione anche per cercare proprio di capire tutte quelle politiche che possono essere messe in campo e condivise tra tutte le regioni d'Italia per cercare di fare in modo di lavorare affinché questo mismatch si riduca sempre il più possibile, ma anche per fare in modo che chi vuole continuare a formarsi, quindi anche in un'ottica di formazione continua, perché di questo troppo poco si parla, possa avere strumenti adeguati che è la politica che deve riuscire a mettere a disposizione. Noi crediamo che il futuro di questa nazione non passi dall'assistenzialismo fine a se stesso, ma che passi dal lavoro, da un lavoro che sia capace di dare soddisfazione al lavoratore, qualità a questa nazione e quindi crescita a questa nazione. Ancora una cosa, siamo qua all'ingresso della fabbrica e abbiamo visto sfilare diversi rappresentanti di associazioni sindacali e associazioni di categoria, per cui sono stati coinvolti anche loro. Certo che sì, perché è importante capire e ragionare sul punto di vista di tutti per riuscire a fare le migliori sintesi. Il confronto e il dialogo devono sempre essere il punto di partenza di quelle che sono poi, si devono tradurre poi in buone politiche. Questa la ritenevamo una delle migliori occasioni per poterci proprio confrontare e riuscire a portare avanti il miglior lavoro possibile. Perfetto, grazie all'assessora regionale Elena Chiorino, all'istruzione, formazione e lavoro e le auguriamo buon lavoro. Per newsbile.it è tutto.